una volta Fano era l'occhiello delle Marche e se non d'Italia. Poi è subentrato, da quello che ho sentito dire, Pesaro, stiamo rovinando proprio l'ospedale di Fano. Deve rimanere anche a Fano l'ospedale, mica deve, ci dobbiamo spostare sempre a Pesaro. Io ci sono passata questi giorni, molto scomodo. No dai, sono fanese di Fano, è normale, la zona Cheruccia va benissimo. Perfetta, la trova baricentrica insomma, sì, rispetto alle tre vallate. Sì, esatto, no, sono d'accordo per la Cheruccia io. Noi di una certa età dovremmo stare più tranquilli, perché giustamente avere un ospedale vicino è tutta un'altra cosa. Purtroppo invece mi sembra che questa sanità si lasci un po' a desiderare. Ecco, riguardo che cosa in particolare? Le liste d'attesa ad esempio? Beh, su questo senza dubbio, perché giustamente abbiamo visto che tante cose sono venute a mancare. Dobbiamo accettare un po' tutto, speriamo che con nuovi sistemi, perché ancora devono ancora fare delle leggi devono varare, che siano varate con un certo criterio. Io lo vorrei a Fano, perché noi siamo di Fano. Chi non manda la macchina è fatica andare a Pesaro. Insomma, rimane più comodo che a me. Pucca, sono vecchia. Io ho 4 mesi che sono dietro perché devo togliere un piccolo grumo di grasso, e qui a Fano non fanno più niente, a Pesaro mi tocca già a pagamento. Come vi trovate con la sanità locale? Abbastanza bene, sì. Si è trovato bene a Santa Croce? Abbastanza bene, sì. E se dovessero fare l'ospedale a Fano o Pesaro? Fano, certamente. Non io, mia moglie. Si è trovata benissimo, sia con le infermiere, sia con i medici. E ha trovato amore addirittura. Questo è la Santa Croce? Qui, Santa Croce. Per quanto riguarda l'ospedale unico, invece, che c'è questa diatriba tra Fano, Pesaro. Ho una opinione completamente diversa. Per me deve rimanere sia quello di Fano sia quello di Pesaro. E se vogliono fare l'ospedale, deve essere un centro di eccellenza, che non c'è, perché noi se dobbiamo andare. Cioè, se mettono insieme due ospedali, che poi alla fine rimangono gli stessi, con gli stessi problemi, non serve a nulla. Serve un ospedale di eccellenza qui nella zona, altrimenti ci tocca andare in Ancona o in Romagna. La sanità è buona, anzi adesso ci sono anche per le analisi, ho visto che fanno i numeri, dunque se c'è più, è più sbrigativo insomma. Per le liste d'attesa invece? Beh, lista d'attesa ancora c'è un po' da fare, ci dovrebbe essere molto più di qualcosa da fare, però siamo qui, non paghiamo niente, noi siamo stati negli Stati Uniti, sappiamo quello che costa, perciò siamo contenti com'è per ora. Ecco, secondo lei signora, si sta appunto discutendo su questo ospedale unico a Fano, Pesaro, il sito ideale? Fano, sì, c'è troppa gente intorno che è interessata. Quindi non privatizzato, no, pubblico? No, assolutamente, pubblico, sì.